cameretta d'entrata. Questo è l'esterno. Siamo nelle colline umbre e qua c'è solo oasi, pace e relax. Ora entriamo. Dun 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 dun. E questa è la nostra porta. La camera è la 109, con marchetto che gentilmente ci apre. E qui c'è scritto ingresso riservato Imperial Suite. Permesso, questa è l'entrata con un tavolo d'ingresso e una bottiglia in omaggio di vino e frutta. Questo è il nostro salottino per questa giornata, il nostro regalo dell'anniversario. Quindi questo salottino con il divano, la televisione. Io adoro, ragazzi, il soffitto, tutto con le travi e le volte in legno. Qui c'è un piccolo tavolino con la finestra, la mia borsa e uno scrittoio, una scrivania, telefono, insomma. Poi qua c'è un ingresso, un corridoio che continua, l'aria condizionata. Poi qua c'è uno spogliatoio, un vano armadio e un piccolo bagnetto con il lavandino e il WC. Torniamo indietro, ritorniamo nell'ingresso corridoio, c'è la camera, davanti a noi c'è uno specchio. Ciao! E qua è la camera padronale, così si dice, quindi io faccio un po' l'aristocratica, insomma, una bellissima camera in stile, con sempre, io vi faccio vedere i dettagli del soffitto, e molto bella, molto in stile, molto signorile, i nostri bagagli da disperati, e questo è il bagno principale, quindi il bagno grande con tutte le cose e soprattutto, oltre ai sanitari, la vasca idromassaggio. Finestrina, poi usciamo dalla camera e questa è la porta magica, la porta per la quale siamo venuti qui in Umbria. E ta 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 ta. Apro? No, 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 non apro. Apro? No, non apro. Marchetto è lì che mi guarda come dire matta. Allora, ragazzi, no, perché vi devo far capire bene. Qui non c'è trucco e non c'è inganno. La camera, la vedete? Seguite il mio ditino. Questa è la camera, vedete? Allora, il ditino fa così, vedete che non c'è trucco e non c'è inganno? Sì, Apro. gamozino! Ragazzi, sentite la musica? E questo, qua c'è lo spogliatoio dove attaccare le ciabattine, gli accappatoi, i vari teli. E ragazzi, abbiamo una piscina privata in camera. Una piscina privata in camera, tutta nostra, riscaldata a 37 gradi, con sauna annessa, vedete? Sauna annessa e doccia. E la musica di sottofondo, vedete la sauna a 47 gradi. Cioè, ragazzi, non vi dico niente, mi viene da piangere. Adesso vi tengo aperta la porta per farvi vedere. Vedete là dove eravamo prima? E qua è tutta riscaldata, anche se non ce n'è bisogno perché, cioè, ragazzi, non ci credo. E non vedo l'ora di tuffarmi. Eccoci! Ho girato la telecamera dal telefono. E questo è il nostro regalo dell'anniversario, quindi la nostra Imperial Suite con piscina privata, cosa sto facendo? Con piscina privata e sauna privata, quindi questa è la nostra mini spa, tutta a nostra disposizione fino a domani. Ragazzi, sono contentissima, devo stare attenta perché se no finisco letteralmente in piscina. E vieni amore, questo è il nostro regalo, quindi adesso ci spogliamo e ce la godiamo. E ci godiamo la nostra Imperial Suite con piscina privata, ragazzi. A dopo! A dopo! Com'è? Temperatura giusta, eh? Nella nostra spa privata.
Io mi butterò, giro la telecamera e mi butto in diretta con voi. Allora, Marco è già in vasca, nella nostra piscina privata, e io mi butto in primis con voi. Quindi scendiamo il gradino, la gradinata che ci porta, e tengo il braccio alto perché sì che il set è acquatico, ma non troppo, non è un pesce, insomma non è dotato di branchie. E questa è la piscina nostra per un giorno. Oddio, qui non ci tocco. Sì, è bellissima. È bellissima, questo è il nostro regalo. Mi telefono. Il nostro regalo. Sì, amore, saluta. Oh, adesso lo poso per un po', poi farò qualche foto, ma adesso voglio farmi un bel bagno. Oh, un bel bagnetto che dopo 4 ore di viaggio ci vuole. Stavo dicendo di volo, fateci caso. Ok. E adesso poi ci vediamo dopo. Siamo stati tutto il giorno in ammollo come bacà e ora siamo pronti per uscire a cena, quindi, e questo è il mio outfit, in lungo, in giallo canarino e con i miei anfibi sotto, perché sapete che io insomma sono così. E quindi adesso mi prenderò una giacchina di pelle o una felpa, non lo so, qualcosa, e andiamo fuori. Marchetto è così lì davanti allo specchio, così ti vedono, perché gli ho dato il telefono a lui, perché io sono imbranata col telefono. Ma che carino, bello lui, veramente carino. Ecco. Bel fisico, guarda che bello, anche con la scarpetta quasi sportiva. Ecco, magari. Insomma, siamo un po' casual e un po' così. E usciamo a cena e niente, adesso mi devo portare qualcosa. E via, siamo già in ritardo. Tramonto dall'Umbria. Questa è una piscina esterna che hanno qua. Ecco il marchetto che arriva. Ora io mi rigiro perché sennò non vedete. E eccomi. Adesso andiamo. Questa è una delle piscine. Sì, questa è una delle piscine, però noi non abbiamo quella interna nostra. Quindi ce ne frega soi. Mi si stanno afflusciando i capelli? Perché? Mi si stanno afflusciando i capelli? Perché? Andiamo, mo, siamo in ritardo. Sei qua? Ecco, cambia sempre. Mi cambia. Adesso col vestito lungo mi ingamba, vedete? Vedete voi? Vedete voi? Ah, ecco, sapete? Però c'è proprio pace e tranquillità, eh? Mm? Guardate che bello il panorama, però. Uno spettacolo. Quelle sono tutte altre camere. E questo dovrebbe essere il ristorante. Io salgo. Panzanella umbra. Faccio anche la foto. Voilà, arrivo, grazie. Perché te fanno per l'interno della strada nella fiera? Bravo. Bellissima la tua.
tipo in notturna. La campagna umbra in notturna. Ora qui non si vede niente, ma seguiamo il percorso. Ecco, sono le 3 di notte e noi apriamo la bottiglia di che cos'è, amore, un Franciacorta, ma cos'è, spumante, prosecco? Brutto. Brutto. Vigna Dorada. Perché tutti alle 3 di notte non sanno cosa fare e fanno il bagno in piscina. Perfetto. Ogni volta lui ha questa commedia. Ogni volta. Stai vedendo un po' la sala. Ogni volta. Io non te l'ho neanche peccato, cioè io ho visto lo spruzzo poi evitato, perché ho pensato quando abbiamo fatto il vlog e l'hai fatto nella mia cucina, quindi chi se ne frega se lo fai qua. E quindi devo lavare un po' la sala. Ecco, cosa lavare con la manchetta? Che non c'è? Io guarda non lo so. Vabbè, non dico niente, perché da tutte, sì, da tutte le parti, questa commedia. Allora, il fatto delle 3 di notte è perché siamo arrivati da fuori, siamo stati fuori lì così dopo cena, su delle sdraio lì dalla piscina. Io non ho potuto riprendere perché non si vedeva una mazza. Comunque insomma siamo stati lì a vedere un po' il panorama della collina così al buio, intanto guardavamo un po' le cose da vedere domani e dopo, vabbè, dopo mi veniva freddo come sempre, all'inizio si stava da Dio, poi però a star ferma mi veniva freddo, allora siamo venuti qua dentro in casa e ci siamo messi un po' sul divano a vedere sempre un po' internet e le cose così e dopo di che ci siamo addormentati e ci siamo svegliati comunque adesso e abbiamo detto ora facciamoci il bagno quando ci ricapita e quindi per quello nel senso. Quindi no, vi ho spiegato le 3 perché sennò sembriamo matti, anche perché sennò tra un po' veramente ci vengono le branchie a stare sempre in ammollo, però quando ci ricapita, quindi è normale che insomma ne approfittiamo. Ecco, quindi adesso ci andiamo a fare un bagno e niente, vi salutiamo, vi diamo la buonanotte, se non ci riusciamo a vedere dopo, a sentire dopo, e ci vediamo domani mattina. Ciao, buonanotte! Buonanotte Marco, dillo. Notte.